Jessica Resteghini, ho 36 anni, sono un'attrice e ho avuto il cancro. Questa è la mia storia. Ciao a tutte! Allora, oggi devo fare un'ecomammaria di controllo, ecomammaria bilaterale. Quindi sto andando a farla. Il problema è che purtroppo non so che fine abbia fatto la ricetta. Credo che sia scaduta, quindi che fare? Boh! Spero valga quella che ho dato al tempo, anche se adesso non è più nel mio fascicolo sanitario. E niente, vediamo un po' se me la faranno oppure no. Poi devo andare a fare anche mammografia, devo andare a fare tutti i controlli di follow up. Vediamo se riusciamo a farli. Incrociamo le dita. Tanto vado, venite con me. Eccoci qui, allora sto per entrare, sono in Humanitas a Rozzano. Ovviamente piove, che gioia. Va bene, entriamo. Fatto. Ok, adesso ci dirigiamo verso l'uscita. Evviva, così vi racconto. Eccoci qua, allora sto andando a prendere Roberto, quindi sono in super incasinata, ma vi voglio dire che la mia ecografia alla mammella è andata bene. Evviva! Vi leggerò dopo, quando arrivo a casa, magari anche con Roberto, il referto, ma da quanto ha detto la dottoressa è andato tutto bene. Felicissima, adesso devo prenotare la mammografia, che purtroppo ero convinta di aver prenotato, ma evidentemente me la sono persa. Devo dire che la memoria funziona, la testa funziona, molto bene. Vi rimando ai prossimi esami, che sicuramente saranno gli esami del sangue, che farò o alla fine di questa settimana o all'inizio della prossima. Devo fare gli esami del sangue, quindi l'emocromo completo, con anche i marcatori tumorali ovviamente e anche la vitamina D, perché questo è l'anno della MOC, perché la prima MOC a un anno dell'intervento aveva evidenziato un principio di osteopenia. Quindi adesso bisogna vedere com'è andata. Tra poco vi leggo il referto. Allora, durante questa ecografia mammaria ho sentito le parole che tutte vorrebbero sentirsi dire durante un'ecografia. Allora, innanzitutto il silenzio. Poi, molto bene, perfetto, e la frase più importante di tutte: qua non c'è niente. Sono contentissima, davvero. Adesso vi leggo il referto. Siete pronte? Allora, esiti di mastectomia sinistra con posizionamento di protesi bilaterale, non noduli nei tessuti molli né liquido periprotesico a sinistra. La mammella destra ha ecostruttura fibroghiandolare con iniziale sostituzione fibro adiposa. Al controllo attuale non si evidenziano lesioni focali di natura solida o liquida, né segni ecografici di malignità. Non ectasie duttali distrettuali, non linfonodi di aspetto patologico in cava ascellare bilaterale. Quindi benissimo, allora vi rimando ai miei prossimi esami. Fatemi sapere, vi piace questo stile fatto con questa telecamerina nuova? Forza!